essere delle cose poco divertenti per tutti quanti. Allora, io ricordo innanzitutto che il problema non è circoscritto alla Libia e basta, perché la Caponnetto da Palermo ci ricordava che erano soprattutto popolazioni che provengono dall'Africa subsahariana, quindi ci sono problemi estesissimi. Noi dobbiamo ricordare le primavere arabe che non sono riuscite poi a fiorire in esperimenti di democrazia compiuta. E questo non è stato possibile perché le lobby, le istituzioni comunitarie e finanziarie europee, perché la dobbiamo dire tutta, l'Europa delle istituzioni che vogliono e impongono l'euro, condannano la Grecia ad una continua emorragia demografica, politica, sociale, di diritti, questa Europa è incapace di affrontare tutti i problemi. Il Trattato di Dublino, che è datato 2003 e che quindi è stato in qualche modo responsabilità del governo Berlusconi con la Lega inserita, è stato comunque mantenuto dal governo Prodi. Noi chiediamo con delle risoluzioni e con delle mozioni che sono state approvate sia al Senato che alla Camera, e in particolar modo voglio ricordare quella del collega del Movimento Manlio Di Stefano, noi chiediamo che il Trattato di Dublino venga ridiscusso, che non si permetta a queste persone di affrontare il mare, perché il rischio è immediatamente quando salpi, per cui noi vogliamo che sulle coste di questi paesi, tutti, perché non è soltanto la Libia, naturalmente con accordi, Libia, con accordi che debbono coinvolgere tutta la comunità internazionale. Da 45.000 a 170.000 sono partenza alla Libia. Noi qualche giorno fa non piangevamo dei morti in Tunisia? Questo significa che c'è tutta una situazione esplosiva, c'è una situazione la Siria, il Medio Oriente, per cui noi vorremmo degli uffici là del Ministero degli Interni, delle istituzioni comunitarie, a controllare perché chi ha diritto, chi quindi è rifugiato politico. Quindi siete favorevoli all'intervento perché il PD... Ma io posso chiedere una cosa? C'è un'emergenza grossa, io non posso fare una domanda a Morra? Sì o no? Posso perché il punto è, l'ha detto anche Renzi, dobbiamo intervenire in Libia o non dobbiamo intervenire in Libia? È lì il nocciolo. No, perché se no giochiamo sempre a essere ipocriti. Cioè, noi non riusciamo mai a dire facciamo guerra, usiamo missioni di pace, no? In realtà si va in Afghanistan, devi avere il coraggio di dire quella è una missione dove si spara e di guerra. Io vorrei capire se i 5 Stelle, che hanno una parte importante nel nostro Parlamento, sono pronti ad appoggiare qualcosa che porta anche un rischio di intervento bellico. Io intanto reputo che l'iniziativa debba essere della comunità internazionale tutta, perché questi casini, mi permetta, sono stati prodotti da qualche scriteriato, cioè Sarkozy, che è stato appoggiato anche dal nostro Napolitano, perché io ricordo che un intervento armato, secondo l'articolo 87 della nostra Costituzione... Diciamo che si sono messi tutti, quando l'hanno trascinati gli americani e i francesi, l'Europa ha detto sì, perché l'Italia sta lì in mezzo... Mi scusi, quando l'hanno trascinati significa che noi non siamo sovrani, significa che uno ti tira per la giacchetta e tu fai esattamente quello che lui dice. Ma dove siamo? Parte di una comunità internazionale... Mi dispiace, questa comunità internazionale, appunto questa comunità internazionale è quella che produce questi conflitti e quella che produce queste tensioni. Però, venendo oggi, si può fare una... il momento 5 Stelle potrebbe appoggiare un'iniziativa a livello internazionale di questo tipo per l'Italia? Personalmente, perché io non decido affatto per il movimento, quindi saremo tutti a ragionarne e saranno soprattutto gli attivisti, personalmente io ho sempre sostenuto che guerra non risolve guerra. Bisogna mettere le teste di tutti i contendenti intorno a te. La domanda che risolvi con le commissioni. Morra e Carbone. Lo risolvi con le commissioni, hai ragione, ma lo risolvi con le commissioni. 357.000 euro, 18.000 euro a Legnano. Io penso che magari 200.000 euro potevano essere investiti sulla cittadinanza. Prego, Morra. Giletti. Lei è calabrese e conosco anche abbastanza bene la realtà di Crotone. Come non è calabrese? Ho detto sì. No, lui mi dice no. Perché dici di no? Sono di calabrese. Sono calabrese adottivo perché ci vivo dal 1988. Non è calabrese vero. Non è nato in Calabria. Quindi sono adottivo, non sono di nascita. Però torno alla questione. Il punto è molto molto semplice. Questi sono problemi che si trascinano da sempre. Le commissioni consigliari vengono indette, vengono convocate dalla maggioranza. Questa è la partitocrazia che si ritaglia sempre, perché prima c'era una legge che garantiva a tutti i consiglieri comunali un gettone di presenza a prescindere dalle riunioni cui partecipavano. Adesso è stata prodotta una norma in virtù della quale quella forma di retribuzione non c'è più
e si viene retribuiti per il numero di commissioni cui si partecipa. A Crotone c'è un limite massimo, 41 commissioni al mese, questo significa 1.330 euro circa lordi, poi il netto varia. Il punto è che quei soldi probabilmente, ma qua dovrebbe intervenire la magistratura, potevano essere destinati soprattutto alle emergenze, che sono tantissime. Scusi, che la devo interrompere, corra al volo, perché devo fare vedere una cosa che è tragica. Allora, un servizio che, guardate, preparatevi perché è una roba... prego. È per tutti evidente che 1.478 riunioni di commissioni sono una follia. È per tutto evidente che ricandidare queste persone che ad Agrigento o dove vogliamo, a Crotone o a Forlimpopoli, continuano a gestire la politica come se fosse un orto di casa, è un'altra follia permessa da questi partiti, perché è così che si fa il consenso in Italia meridionale e altrove. Perché poi i partiti che fanno tanto i moralisti a Roma sono quelli che candidano gli improponibili, e questo lo sappiamo tutti, soprattutto per alcuni partiti. Perché poi le cose che stanno avvenendo sulle regionali, con il PD che è in campagna e spaccato, per cui parte del PD vota per il candidato del centrodestra, uno dei candidati del centrodestra. Ma quando mai spaccato? Ma occupati del Movimento 5 Stelle, che neanche conosce i nomi dei candidati. Per cui noi dovremmo imporre semplicemente una regola. Le leggi si rispettano, chiunque sia a violarle. A Crotone come ad altri. Però c'è poco da ridere. È stata fatta un'interpellanza, un'interrogazione parlamentare, proprio da lei e da un suo collega. Io ho pochi minuti, vorrei che arrivassimo al punto. Ci fu una risposta, tra l'altro l'ha fatta anche Brai, che è stato per quel poco tempo del PD un ottimo ministro, si è dato da fare moltissimo Brai. Hanno detto: ma com'è possibile fare un'operazione del genere in un sito archeologico? Che risposta hai avuto? Allora, noi in commissione dal sottosegretario Barraccio ci siamo sentiti replicare alle nostre osservazioni che erano assolutamente infondate, che tutto era lecito e che quello non era un parcheggio. Salvo poi qualche giorno fa scriverle le stesse nostre argomentazioni Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, con una pagina intera. Apriti cielo, si bloccano immediatamente i lavori, la responsabile unica del procedimento firma la sospensione degli stessi e ci viene fatto capire che abbiamo ragione. Allora, il rilievo che io faccio, cioè, e Franceschini mi dovrà dar ragione di questo, vale di più un'interrogazione di un parlamentare della Repubblica che rappresenta i cittadini italiani, altrimenti noi là io vorrei sapere che cosa ci andiamo a fare, oppure l'intervento di una penna prestigiosissima adesso, della stampa. Un attimo solo, adesso che siamo noi a occuparcene televisivamente sarà ancora peggio, nel senso che chiaramente noi adesso abbiamo detto a tutti gli italiani: attenzione, su un sito archeologico è stata fatta una colata di cemento. Ma fra l'altro posso aggiungere, poi, ognuno decide. Innanzitutto ci sono gli ispettori, cosa hanno detto? Allora, la relazione degli ispettori è stata resa nota pochi giorni fa e la relazione degli ispettori dava ragione alle nostre interrogazioni. Quindi, Franceschini, dopo aveva detto a lui che sbagliava, ha chiamato stamattina e ha detto che ha bloccato i lavori e manderà il direttore generale del Medio Culturale. Ma che dopo? Manderà il direttore generale del Ministero dell'Archeologia dopo che lui ha detto la risposta all'interrogazione è stata data a fine febbraio, quindi con quasi 50 giorni di ritardo, Mirta, ci si accorge. Mirta.